un tipico riccio, hedgehog, dove però non è ancora completo lo sviluppo da parte di entrambi i giocatori. E cioè, il bianco deve ancora sviluppare l'alfiere Camposcuro, dove, non so, suppongo in B2 oppure in E3, in F4, in G5, non lo so dove vuole mettere questa alfiere, ma comunque qualcosa del genere dovrà farlo. E viceversa, il nero deve ancora giocare la sua quarta spinta pedonale. Ovviamente chi conosce il riccio, diciamo, è avvantaggiato. Una volta giocata a 6, avrà fatto le sue quattro spine a 6, B6, D6 e 6, e poi dopo provvederà a fare le sue spinte, cioè B5, D5. Vabbè, comunque diciamo, è ovvio che le prossime mosse del nero saranno appunto A6, e poi anche lui deve completare lo sviluppo. Alfiere E7 e arrocco. Quindi il nero ha queste tre mosse per completare lo sviluppo e per completare, diciamo, il suo setup, cacciando anche quel fastidioso cavallo B5 che onestamente qua sta premendo sul pedone D6, non so se notate. Quindi è un cavallo veramente irritante. Al momento, quindi, diciamo così, il nero si sente un po' a disagio, perché il ritardo di sviluppo gli fa sentire di più il fatto di avere ancora il re al centro, quindi poca sicurezza del re. Comunque, dicevo, anche il bianco è inquieto, perché noi sappiamo bene che il riccio ha una natura dinamica. Suba ci ha insegnato che queste posizioni possono esplodere da un minuto all'altro. Quindi, se vogliamo esprimere un giudizio su questa posizione, potremmo dire che il bianco ha una leggera preferenza. Perché? Perché ha un vantaggio di spazio, ma questo è tipico del riccio. Il nero non è che è particolarmente preoccupato per questo motivo. Lo sa già, uno che gioca il riccio col nero sa già che soffrirà di un leggero svantaggio di spazio. Però questo vantaggio da parte del bianco ovviamente è un po' temporaneo, cioè in parole povere, se il re nero arrocca, anche il vantaggio di sviluppo, questo vantaggio temporale, svanirà, e il vantaggio di spazio, vabbè, il nero ci è un po' abituato, prima o poi farà qualche spinta, e sicuramente la questione cambierà. Bene, allora vediamo un pochettino i piani. Piano numero 1. La prima mossa che mi potrebbe venire in mente è A4, con l'idea di fare A5. Eh sì, cioè io dovrei cercare di giocare sul lato di donna, per cercare di creare delle debolezze nel campo del nero. Insomma, qualcosa del genere A6, perché appunto ho detto che giocherà A6, cavallo D4, donna C7, il nero ha il suo tipico setup, e tra l'altro controlla anche la casa A5, ma io posso anche giocarla lo stesso A5. A5, B per A5, donna A4, tanto il pedone lo recupero subito. E vabbè, alfiere E7, il nero dovrà arroccare, il pedone io lo recupero, catturo il pedone in A5, già minaccio di cambiare con l'alfiere B7. Sicuramente ho l'iniziativa sul lato di donna, in un modo tranquillo, sicuro, senza correre rischi particolari e conservando il mio vantaggio di spazio. Quindi questo è il primo piano, A4. Vediamo il secondo piano. Beh, onestamente i miei pezzi non sono molto attivi, quindi è inutile che adesso vado a cercare di sfruttare la posizione del re nero. Devo pensare a controllare meglio il centro. Quindi F4, io creo un forte centro pedonale a fianco ai miei pedoni E4, F4, un duo pedonale, e ora sto meglio. Cosa giocherà il nero? Vabbè, abbiamo detto A6, cavallo D4, alfiere E7. Devo sviluppare l'alfiere Camposcuro, quindi B3, arrocco, alfiere B2. Benissimo, io credo di stare molto bene. Ho sviluppato tutti i miei pezzi con estrema tranquillità. Il vantaggio di spazio tipico del riccio mi è rimasto.
questo, più il buon controllo centrale che ho ottenuto con il mio duo pedonale, mi offrono un medio gioco di massima tranquillità. Posso dire tranquillamente di stare bene. Ok, quindi primo piano A4, secondo piano F4, vediamo il terzo piano. Il terzo piano è C5. C5. Io dovrei sfruttare la posizione del re nero. Cioè, il fatto che il re nero è in vantaggio, è in svantaggio di sviluppo, io lo devo sfruttare subito. Perché se no il nero, se mi arrocca, ho perso tutto il mio vantaggio. Del vantaggio di spazio, onestamente, me lo faccio a brodo. Tante volte mi sono trovato con vantaggio di spazio e poi non sono riuscito a vincere. No, io devo subito fare qualcosa. Ora, C5 è qualcosa di molto, molto buono. Solo che, perché? Perché io adesso poi metterò il cavallo in C4. L'alfiere in F4 e qualcosa deve succedere. Io ho un po' paura, però purtroppo che, siccome ho i pezzi ancora poco attivi, onestamente questo mi sembra più fantasia che realtà, non lo so, e ho difficoltà pure a calcolare, perché adesso questo sacrificio di pedone, e non lo so, il nero mi può catturare col pedone B, col pedone D, col cavallo, ha tre modi per catturarmi col pedone. Onestamente, non lo so, ma comunque io come cattura e cattura, io giocherò cavallo C4 e alfiere F4. In qualche maniera io devo aprire le linee, devo sfruttare il re al centro. Quindi riassumendo, abbiamo tre piani. Abbiamo detto il primo piano A4, attacco sul lato di donna. Secondo piano F4, controllo centrale. Terzo piano. Il più pericoloso, C5, sacrifico il pedone alla ricerca di un attacco sul re posto ancora al centro. Bene, fermate il video, scegliete uno di questi tre piani e dopodiché guardate la soluzione. Allora, la scelta migliore. Sia A4 che F4, onestamente sono due piani ottimi. Se li avete scelti, ma secondo me avete fatto una buona scelta posizionale, tranquilla e giusta. Forse A4 è migliore di F4. Quell'idea di attaccare sul lato di donna è veramente buona. Purtroppo, però, c'è un problema, che la particolarità di questa posizione è una posizione particolare sul riccio, questa, infatti. Il piano C5, che tra l'altro, onestamente, questo sacrificio di pedone è una mossa tipica del riccio, quindi chi conosce bene il riccio non si meraviglia più di tanto, fa parte dei piani abituali del bianco. È una mossa molto forte, quindi fa cadere un po', diciamo, oscura gli altri due piani, che ripeto, sono buoni, ma C5 è veramente forte. Devo dire per onestà che il motore scacchistico, cioè Ribka, la trova subito questa mossa, questo sacrificio posizionale. Ora, questa è una partita di Brown col bianco, e il nero Bradford, il nero ha accettato il sacrificio, ha catturato il pedone. Dico subito che probabilmente la scelta migliore era quella di rifiutare il sacrificio, cioè giocare cavallo E5. Lasciar perdere quel pedone, anche se, detto onestamente, dopo mangia, mangia, donna C2, per esempio, ecco, con l'idea di entrare in settima, anche se gioca donna C8, entra in settima ugualmente, la posizione del nero incomincia a fare acqua, è veramente bruttina, anzi, proprio brutta. Quindi, vabbè, comunque, in partita il nero ha deciso di catturarlo col pedone D, perché vediamo un attimo le altre due idee. Allora, se lo cattura col pedone B, questa è proprio brutta. Dopo cavallo C4, la pressione su D6 diventa fortissima. Per esempio, alfiere C6, scacco, mangia, scacco, ha perso l'arrocco, qua anche basta giocare E5, insomma. Non abbiamo bisogno di ulteriori calcoli per capire che la situazione non è
non è favorevole assolutamente al nero. Oppure catturare di cavallo, lo stesso, cavallo C4, di nuovo la pressione su D6 è fortissima, anche se mangia per esempio in E4, alfiere F4, è ovvio che la posizione del nero è catastrofica. Adesso cade D6, ma crolla tutta la posizione, c'è il problema del re che è rimasto al centro. Vediamo la partita, comunque un paio di mosse. Dopo D per C5, il bianco ha giocato appunto cavallo C4, ecco, minaccia il cavallo D6 scacco che fa perdere l'arrocco al nero. Allora il nero ha giocato E5, F4, alfiere C6. Anche se per esempio avesse tentato qualcosa come alfiere A6, donna A4, mangia, mangia. A6, donna C6, e la situazione del nero si vede a occhio, insomma, che quel re rimasto al centro non va, non va assolutamente. Quindi dicevamo F4, alfiere C6, qui il bianco ha proseguito con cavallo C3, ma forse era meglio con donna A4 di nuovo, era più evidente, scacco, mangia, donna per C6, insomma, il rimanere al centro con la colonna D aperta comporta dei gravissimi problemi al nero. Quindi, riassumendo, il sacrificio posizionale C5 era il piano migliore in assoluto. Ma anche gli altri due, ripeto, non erano malvagi, però C5 era veramente forte.